Milano, grazie. Roberto Maida, Corriere dello Sport. Buonasera. Sera. Intanto le volevo chiedere se era questo l'Olimpico che voleva, che si aspettava, e poi una curiosità su Spinazzola: in queste due partite è sembrato quello di prima dell'Europeo, quanto tempo e come ha fatto a riportarlo a questi livelli, o come ha fatto lui a tornare a questi livelli? Il mio staff è di altissimo livello, altissimo livello. Ho sempre pensato, anche perché sono stato anch'io analista e assistente, penso sempre che l'allenatore è il prodotto finale di un lavoro di tanta gente. E quello che noi abbiamo messo oggi in campo è il prodotto finale del lavoro di tanta gente. E voglio dire questo: i ragazzi analisti hanno fatto un lavoro fantastico nella analisi dell'avversario e nell'analisi della partita, nella prima gara. Mi hanno dato a Salvatore la possibilità di leggere la partita in profondità per prepararla. Quando tu parli di Leo, un gran lavoro di recuperazione e dopo di preparazione dai nostri preparatori, e dopo i ragazzi in campo hanno fatto una gara fantastica, hanno giocato già abbastanza bene la prima in Austria, però oggi secondo me è fantastico. Io in panchina aveva ovviamente la situazione emozionale di un allenatore che vince 2-1, un gol poteva cambiare tutto, però al di là di questa tensione del risultato è una partita tranquilla per un allenatore, tranquilla. Dal primo minuto la squadra ha controllato, anche negli ultimi 15-20 la squadra ha controllato come voleva controllare, ha controllato di un modo che per noi eravamo confortabili, e ovviamente era difficile di giocare 90 minuti con quella intensità. Una gran vittoria del gruppo, e non voglio lasciare passare il fatto di che Sharawi è stato, diciamo, sacrificato per essere il mio plan B, perché contami in questa condizione senza Solbakken non c'era un giocatore in panchina. Sì, Sharawi gioca da titolare, non c'era un giocatore in panchina capace di mi dare un cambio di ritmo, capace di giocare sulla faccia. Io ho pensato per questa partita Sharawi sarà 20 minuti, eventualmente 20 più 30, però la partita è andata in questa direzione dove lui non è stato necessario, né lui né il plan B, però grande partita, partita completa, la nostra curva è tornata, la gente dietro me continua dormendo, però è il loro profilo, magari hanno mangiato tanto, hanno mangiato bene prima della partita o nell'intervallo, però sappiamo che lì è un profilo diverso di gente. Grande vittoria, quando è il sorteggio? Domani. È già domani? Ok, vediamo quello che succede. Bachmann, Übersetzung auf Deutsch? Scusa, No, tranquillo. Deutsch-österreichische Journalisten, die eine Übersetzung brauchen. No, facciamo la traduzione e poi proseguiamo noi. Ok. C'è nessuno austriaco? Nessuno? Meglio, perfetto. Allora, Daniele Monaco, grazie.
No, prendi i soldi e vai a casa. Buonasera Giuseppe, io volevo sapere, adesso che ovviamente la situazione si è risolta nella maniera migliore, qual è stata la sua vigilia, le sue considerazioni con Abraham, con la maschera, con Lorenzo in quelle condizioni e Dybala nelle altre condizioni? Cioè, se Dybala, lei non ha mai avuto dubbi di metterlo in campo, o se qualche dubbio realmente c'è stato, per esempio? Ho avuto qualche dubbio, sì. Lorenzo si allenava con la squadra da lunedì, progressivamente, però si allenava con la squadra da lunedì. Paolo no, Paolo solo allenato con noi mercoledì, e l'allenamento mercoledì prima della partita è un allenamento più didattico che propriamente un allenamento di intensità. Però ho lavorato molto bene con i preparatori, questa gente sa lavorare, Rapetti, Carlos e altri due ragazzi, Marco, Christian, più il dipartimento medico, hanno lavorato bene, e dopo mi fido dell'esperienza dei giocatori. Paolo conosce il suo corpo, conosce le sue sensazioni, e mi ha detto che questa me la faccio. Tami, loro hanno cercato tutto, ovviamente con garanzia medica, chirurgica, de che non sarebbe rischio, però dopo gli occhiali facciamo, solo è mancato chiamare a Edgar Davids e a prendere i suoi occhiali come esperienza, però lui non guardava molto bene la palla, la coordinazione occhio, palla, piedi non era top, però 10 minuti, 15 per lavorare un po' in quella situazione lì è stato importante. Prego, proseguiamo da questa parte. Quanto manca? Pubblica 2, questa è un'altra. Buonasera mister. Ciao. Oggi insomma, abbiamo visto uno Spinazzola tornato, non so se ai livelli dell'europeo, perché a lui non piace parlare più dell'europeo, sicuramente è tornato il terzino sinistro titolare della Roma. Wijnaldum ci ha detto che ormai è pronto a giocare da titolare, le riserve come Belotti stanno rispondendo. La domanda è semplice: sta partendo una nuova Roma? Ha ritrovato la Roma di quest'estate più forte? I ragazzi stanno rispondendo bene, però io non voglio fare, come si dice, firework, fuoco d'artificio, perché noi con piccole cose possiamo entrare in una situazione difficile. Non siamo tanti che possiamo dire abbiamo qualche problema e non è un problema. Se abbiamo qualche problema è un problema. Però importante, il Galo sta in questo momento il suo momento più alto dal momento che è arrivato. Leo ha fatto due partite di fila, 90 minuti a un livello altissimo. Gini ovviamente si vede che sta arrivando, ho dubbi, 90 minuti, ho dubbi, però poteva perfettamente oggi giocare più tempo di quello che ha fatto. E andiamo a passo passo. Adesso due partite di campionato, Cremonese e Juventus. E dopo torna la Europa League, torniamo a giocare giovedì, domenica. E questo è duro per noi, però andiamo avanti, domani libero. Facciamo l'ultima. Prego. Mister, scusi, non ho capito una cosa su Abraham, ma quindi non potrà giocare finché non si leva la maschera? Almeno non potrà giocare 90 tempo minuti. Tempo di adattamento anche, sai, però Gimeno non è un problema. Anche la maschera aiuta a qualcosa, no? Penso che è una questione di adattamento, non ha mai giocato così, è una maschera strana, dopo ha una lente nel lato della,
intervenzione chirurgica, è strano, bisogna allenare con quello lì e vedere come si sente e adattarsi al campo visuale che è diverso, però non lo so, magari anche fra una settimana, due, magari la dimensione della maschera cambia e sarà una maschera più adattabile, più facile. Andiamo. Grazie. Grazie mille. Ciao, ciao, ciao.